Ciao, benvenuto, benvenuta, è un piacere averti qui e voglio presentarmi. Allora, il mio nome è Silvia Nello, sono la fondatrice e CEO di International Crypto Academy e voglio parlarti un po' di me, di quello che ho fatto nella mia vita e di quello che mi ha portato a essere qua dove sono, che magari può essere uno stimolo anche per te. Io vengo da un mondo un po' complicato dire da dove vengo, perché ho fatto delle cose un po' parallele e comunque partiamo da un punto. Diciamo che sono partita io nella mia vita a lavorare tramite le investigazioni private, ho fatto 13 anni di investigatore privato, ma nel frattempo ho sempre avuto una passione, diciamo così, per quello che è la fisica quantistica, la crescita personale, il lavoro su di sé, cose che peraltro mi hanno veramente aiutato nella mia vita e mi hanno permesso comunque di essere oggi qua dove sono. Penso che se non avessi avuto questo tipo di conoscenza oggi non sarei qui, quindi posso solo ringraziare, insomma, tutti gli insegnanti, ecco, che mi hanno portato ad avere questo tipo di conoscenza. Per me è diventato un pilastro questo, infatti vedrai che nel corso c'è una parte che per me è molto molto importante di fisica quantistica applicata, perché per me se non riusciamo a uscire da quelli che sono i nostri bug personali non possiamo fare assolutamente niente, possiamo solo immaginare di fare qualcosa, ma non possiamo davvero creare un cambiamento nella nostra realtà. Poi, come ti dicevo, ho fatto 13 anni di investigatore privato, mi sono appassionata di tecnologia, mi sono divertita tantissimo, fino a che sono arrivata a un punto, diciamo che ho dovuto fare delle scelte personali, un po' come accade a tutti, anche familiari. Mi ricordo che nel 2011, proprio a fronte di queste scelte, io seguivo questo personaggio che si chiamava Italo Cillo, aveva questo blog Cerchia Ristretta, che peraltro ora non c'è più, è lui, poverino, e diceva: comprate Bitcoin, comprate Bitcoin, comprate Bitcoin. Io mi ricordo un Bitcoin a quel tempo era 0,20 centesimi di dollaro. Personalmente, sono andata a caricare la mia post pay gialla, ho detto: ah, voglio comprare questo Bitcoin perché ci credo, mi fido, lo voglio fare. Sono arrivata a casa e, tanto riallacciandomi alla fisica quantistica, ho sentito la voce di mia madre negli orecchi che mi ha detto: guarda che i soldi servono per fare mangiare i figli, no? Io mi ero separata, insomma, c'è una situazione per cui era, diciamo, ero il capofamiglia, no? E è successo che con questa post pay gialla sono arrivata a casa carica per comprare questi 100 euro e non l'ho fatto. Non ho preso questi bitcoin, all'epoca avrei preso 500 bitcoin perché veniva a 20 centesimi di dollaro e mi sono sentita anche fiera di me, no? Fino a che peraltro non ho lavorato su di me. Dopo 2 o 3 anni, fino al 2013, che ho scoperto poi che un bitcoin valeva 400 dollari. Allora lì, sinceramente, un pochino la cosa mi ha turbato, ecco, mettiamolo in questi termini. Ho cominciato a valutare un po' meglio le varie opzioni e, mea culpa, sono caduta in uno di quelli che a oggi si chiamano scam, perché ho investito tutto quello che avevo in una moneta che sarebbe dovuta uscire. Sinceramente era un network marketing, per cui ho fatto tutta una serie di procedure per comprendere l'azienda, per capire se è un'azienda valida o meno. Mi sembrava, siamo andati fino a Malta e quindi pensavo che fosse un'azienda con i fiocchi. L'errore che io ho fatto è stato quello di non approfondire tecnicamente, ma non tecnicamente, cioè io penso che la parola tecnicamente abbia vari livelli. Io non ho approfondito tecnicamente, cioè proprio a livello di, non voglio dire programmazione, però a livello di blockchain, questo progetto. Mi sono affidata alle mie conoscenze, credevo di aver fatto bene. A un certo punto questa azienda ha smesso di pagare. Io avevo creato anche un gruppo importante, senza fare nomi, senza dire niente, però insomma è stata un'esperienza che al momento che ha smesso di pagare per me è stato un trauma. Un trauma perché ha lasciato me in una situazione particolare con mia figlia, un trauma perché ha lasciato tantissime persone così. Lì ho avuto un momento in cui meno male c'era l'appoggio della fisica quantistica e dei percorsi di crescita personale che ho fatto, che mi hanno portato a capire che non erano le criptovalute il male, era la mia malinformazione, cioè io avevo bypassato quello che era la parte tecnica andando a valutare un'azienda, come si fa quando si fa una qualsiasi attività, un qualsiasi investimento. Invece lì, nel mondo delle criptovalute, è veramente veramente importante andare a comprendere la tecnologia. Quindi
Per cui io mi sono messa a studiare, ho iniziato a fare corsi, ho iniziato a leggermi tutto quello che c'era, anche se era in inglese, non era semplice perché Bitcoin e Ethereum li potevi solo scambiare tra di loro, non c'erano tutte le opzioni che ci sono oggi, quindi era molto difficile in quegli anni, ma ce l'abbiamo fatta e da lì è nata la voglia di creare una scuola che permettesse a tutti di entrare in questo mondo nel modo corretto, perché questo è un mondo che veramente può cambiare la vita delle persone, ma è un mondo che va gestito con professionalità e con presenza di sé. Perché qui le persone cosa vogliono fare? Vogliono arrivare, imbarcare, dare 100 euro, 1000 euro, 10.000 euro a tizio, a quello, a quell'altro, pensando che in fondo al mese poi diventino milioni. Non è così. Per questo è nata la scuola. È nata proprio col voler fare qualcosa di buono, voler fare del bene. Un anno e mezzo fa poi ci siamo conosciuti con Nico, che tra poco si presenterà, e abbiamo unito, diciamo, le nostre competenze per dare un prodotto, per dare un servizio ancora più importante. Quello che ci tengo a dire è che veramente quello che facciamo noi lo facciamo a livello pratico, aiutiamo le persone passo passo, è un lavoro proprio di nicchia, lo chiamerei, cioè solo per quelle persone che veramente vogliono fare la differenza, vogliono fare del mondo delle cripto qualcosa di buono. Non è un corso, non è un mondo per quelle persone che vogliono delegare, dare soldi a qualcuno per guadagnare e basta. Ecco, questa non è la nostra situazione. Quindi questo è un pochino quello che facciamo. Abbiamo poi altri progetti che sono il progetto, per esempio, Changels, dove andiamo ad aiutare nel mondo ragazzi che magari non hanno da mangiare, ma hanno un cellulare, quindi comprendere come funzionano i metodi gratuiti di cui ti parlerà comunque Nico tra poco. Abbiamo il progetto anche ancora più ambizioso, ancora più grande, di creare magari una city ecosostenibile, ma di questo non ti voglio annoiare, non te ne voglio parlare adesso perché è un progetto in incubazione e quindi vedremo come funziona. Sono contenta di dire che quelli che sono i nostri corsi, il corso NFT di Nico, è stato scelto dall'università, dall'Accademia delle Belle Arti di Pisa, per cui abbiamo avuto un anno fantastico con questi ragazzi con i quali è nato un progetto, poi lo vedrete nel mondo NFT. Quindi niente, io mi sono presentata, questo è quello che sono, lascio la parola a Nico che vi spiegherà. Ciao! Benvenuto e benvenuta, io sono Nicolò Allodio, puoi chiamarmi Nico. Mi definisco un po' nerd di professione e la mia storia con le cripto parte nel 2012, quando avevo 17 anni. A 17 anni giocavo a questo videogioco e un utente nel gioco mi ha offerto 3.000 euro per il mio account e 3.000 euro o 400 bitcoin. Potevo scegliere, ma ho fatto questa offerta. Non sapendo cosa fossero bitcoin, ho preferito euro, quindi sono andato a prendere 3.000 euro a 17 anni con 3.000 euro in tasca, mi sentivo un re. E cosa è successo? Ho rifiutato questi 400 bitcoin. Nel 2015 vengo a conoscenza per caso che uno di questi bitcoin che ho rifiutato è arrivato a 1.000 dollari. Dopo essermi mangiato le mani e le braccia, ho voluto studiare tutto quello che era la tecnologia blockchain, le criptovalute, Bitcoin, cos'era. E cosa ho fatto? Inizialmente ho creato un sito amatoriale per dare la possibilità a tutti di poter capire cosa sono le criptovalute, cos'era Bitcoin. Quindi si potevano trovare nel sito guide, tutorial e tutti quelli che sono metodi gratuiti per accumulare varie criptovalute gratuitamente. La mia idea era che, come Bitcoin è esploso, è salito drasticamente di prezzo, avrebbero potuto far così anche altre monete. Quindi la mia idea era condividere con tutti quanti la possibilità di ottenere cripto gratuitamente e non far perdere lo stesso terreno che io stesso ho perso. Quindi, iniziando così, il sito primo amatoriale si è evoluto in quello che è coinspark.it, adesso l'azienda che fa assistenze, corsi di formazione, mantenendo sempre quelli che sono i metodi gratuiti, i vari strumenti e tutto quello che riguarda l'ambito cripto. Con Silvia poi abbiamo unito le nostre competenze creando il corso cripto e il corso NFT. Corso NFT che è stato scelto anche dall'Università di Pisa. Tu
diciamo, io sono un po' più la parte tecnica, la parte di blockchain. Quindi, questo è tutto, ci rivediamo in aula. Ciao. Allora, intanto